Beh, adesso il 17 si parte per questa nuova esperienza azzurra con la maglia nazionale. Sarà una settimana molto intensa perché faremo 3 giorni di allenamento e poi 4 partite contro i pari dadi delle nazioni da spagnola, greca e tedesca. Quindi ci saranno, diciamo, allenamenti molto intensi per preparare poi questo gruppo di 16 persone che arriverà a fare gli europei quest'estate. Un periodo molto intenso per te, tanti allenamenti con il coach Di Manno ed allenamenti anche con la prima squadra. Come stanno sia i tuoi compagni più grandi che quelli pari età? Beh, quelli più grandi, diciamo, li vedo come dei fratelli maggiori. Ormai è d'agosto che, diciamo, faccio parte del team Basket Viola e quindi ormai, tipo, sono dei veri e propri compagni di squadra. Mi danno consigli, poi in allenamento mi rispettano, passano la palla, quindi mi sento ben accetto. Qui ci conosciamo con i giocatori dell'Under 17, giochiamo ormai da 10 anni insieme, quindi ormai il gruppo si è formato e sono come i miei fratellini. Torneo di Ragusa, un torneo molto importante, un torneo internazionale. Il cerchio si stringe, siete rimasti probabilmente i migliori 16 d'Italia, dico bene. Sì, questa ormai è la cerchia, diciamo, definitiva, sono i 16 talenti che l'Italia 95 può offrire. Il torneo è molto importante perché di questi 16, 4 verranno scartati e i 12 andranno a fare poi gli europei, quindi la cerchia si restringe sempre di più. Unico convocato del sud Italia, ti fa un po' strano. Sì, è non un peso, però una soddisfazione, diciamo, cioè mantenere alti il nome del Sud Italia che bene o male di anno in anno sforna dei talenti come per esempio Laganà, il Laganà, è una bella soddisfazione, Viglianisi, Kennet, adesso gioca a Reggio Emilia. Hai avuto la possibilità anche di andare fuori e formarti in altri settori giovanili. Cosa ti ha spinto a rimanere qui alla Viola, Reggio Calabria? Perché, diciamo, sicuramente un po' più di sicurezza, perché già qui avere i genitori è per me una sicurezza. E poi, diciamo, la Viola offriva tutte le possibilità, diciamo, che potevo utilizzare per diventare un giocatore. Cioè, quello che offriva la Viola lo offrivano tantissime altre squadre, soltanto che qui, diciamo, avevo l'affetto dei miei cari, dell'allenatore stesso e dei compagni di squadra che conosco da una vita. Adesso rush finale nei vari campionati, in Serie D potete ancora giocarvi la promozione, in Under 17 c'è un titolo regionale da conquistare attraverso la fase regionale. Beh, sicuramente il primo obiettivo che mi sono posto quest'anno quando ho messo piede qui a Modena è vincere il campionato di Serie D, una promessa che ho fatto ai miei compagni. L'Under 17, diciamo, è un po' più facile, se così si può dire. Abbiamo un titolo regionale sempre da conquistare, però, diciamo, noi puntiamo più al superamento dello spareggio e quindi raggiungere l'interzona. Tanti tuoi compagni di squadra stanno migliorando giorno dopo giorno anche accanto a te. Secondo te chi è il compagno, tra virgolette, che ha fatto più progressi? Ma non ce n'è uno in particolare, secondo me l'allenatore Peppe è riuscito, diciamo, a far migliorare tutti. Per esempio lo stesso Cuzzola è migliorato tanto, Iero, Brienza, ma tutti i compagni di squadra. Lo stesso Carlo Costantino che prima magari sembrava un po' irrequieto, adesso è riuscito a migliorare, diciamo, quella parte del carattere che non andava bene. Quindi siamo soddisfatti tutti.